L'hanno presentata come l'ultima possibilità per salvare il pianeta, ma il finale non sembra aver soddisfatto appieno le aspettative iniziali. Con il patto sul clima di Glasgow si chiudono i 12 lunghi e tribolati giorni, più le 24 ore supplementari tra accordi e trattative sofferte fino all'ultimo minuto. In ballo i sogni di chi sperava in un'economia zero carbone, ma la realtà non è fatta solo di speranze, non quando al tavolo dei leader siedono superpotenze mondiali che hanno costruito proprio sul carbone il loro impero. Da phase out a phase down, non più eliminazione, ma riduzione dei combustibili fossili, un modo alternativo per annacquare un patto mal digerito. È bastata una parola per rompere i delicati equilibri di Glasgow, un duro colpo arrivato in extremis da Cina e India, la cui capitale, New Delhi, per inciso, proprio nelle ore successive alla COP26, ha annunciato un nuovo lockdown a causa dell'alto tasso di inquinamento. May I just say to all delegates, I apologize for the way this process has unfolded, and I'm deeply sorry. I also understand the deep disappointment, but I think as you have noted, it's also vital that we protect this package. E sebbene il risultato lasci profonda amarezza tra le file di attivisti e non, è bene ricordare che qualche passo in avanti è stato fatto. Con la sottoscrizione del Global Call to Clean Power Transition Statement, insieme ad altri 40 paesi, l'Italia si impegna ad abbandonare entro il 2030 la produzione di energia dal carbone, mentre con la dichiarazione sul sostegno pubblico internazionale alla transizione all'energia pulita, si sancisce lo stop ai sussidi alle fonti fossili entro la fine del 2022, in particolare per quei settori con emissioni di CO2 non catturabile. In qualità di amico, l'Italia entra poi a far parte dell'alleanza BOGA, Beyond Oil and Gas Alliance, fortemente voluta da Danimarca e Costa Rica per sancire l'impegno in un graduale stop a licenze e concessioni per le nuove esplorazioni di giacimenti di petrolio e gas, in favore di uno sviluppo che proceda sulla rotta delle energie rinnovabili. E con la sottoscrizione della Breakthrough Agenda, formulata sulla base della Net Zero Strategy del Regno Unito, l'Italia si impegnerà a lavorare insieme agli oltre 40 paesi firmatari per accelerare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie pulite, riducendone drasticamente i costi. L'obiettivo è rendere la produzione elettrica green, le auto elettriche, l'acciaio verde, l'idrogeno e l'agricoltura sostenibili, accessibili e disponibili a tutte le nazioni entro il 2030, creando così 20 milioni di nuovi posti di lavoro. Una svolta importante arriva anche sul fronte marino con la sottoscrizione della Clydebank Declaration, che prevede la creazione di nuovi corridoi di navigazioni verdi e rotte marittime a zero emissioni tra due o più porti. Un altro punto a favore dell'Italia, che proprio in tema di sostenibilità delle acque negli scorsi giorni ha incassato il primo ok da parte del Senato al DDL Salvamare, un segno importante nella lotta all'inquinamento marino. Mare, dicevamo, ma anche foreste al centro degli accordi siglati dall'Italia. Con la sottoscrizione della roadmap per l'agricoltura e la forestazione sostenibile, il Paese si impegna ad arrestare entro il 2030 la perdita dei polmoni verdi della terra, strumento naturale indispensabile nell'abbattimento delle emissioni di gas serra, favorendo al contempo un uso sempre più efficiente del suolo. Grande attenzione poi ai giovani, in particolare a quelli provenienti dai paesi più disagiati, veri protagonisti di questa COP, e ai temi dell'educazione, al centro del documento sottoscritto anche dall'Italia, al termine della riunione congiunta tra i ministri dell'ambiente e quelli dell'istruzione, con l'impegno a integrare la sostenibilità e il cambiamento climatico nei sistemi di istruzione formale, anche come componenti fondamentali del curriculum, nelle linee guida, nella formazione degli insegnanti, nei parametri di esame e a più livelli attraverso le istituzioni. There is even a difference between the young people belonging to rich countries and the young people belonging to more vulnerable countries. The problem is the same for everybody, but from the vulnerable countries, they have extra problems. And I think what we are doing now with this Youth for Climate Forever, we should help young people coming from vulnerable countries to be facilitated in becoming actors of the change.